Hai ragione, Sid. Questa canzone è la colonna sonora perfetta per lo skate. Te l'ho detto! Il K-pop rende tutto più bello. Attento, Yun, sto per mostrarti l'ultimo trick che ho imparato. Ma insomma, li odio quei gatti! Accidenti, Ronnie Anne, stai bene? Io sto bene, ma il mio skate non credo. Signor Nakamura, cosa le succede? Le hanno fatto qualcosa ai gatti? No, mi sono fatto male alla schiena. Non pattinate mai sul ghiaccio. Vuole che portiamo noi a Spasso Nelson? Davvero? Mi faresti un favore enorme? Grazie, ragazze, vi darò una piccola ricompensa. Non deve darci niente. No, insisto, è il minimo per la vostra gentilezza. Lo so, Sid e io potremmo portare a Spasso Nelson regolarmente, se vuole. Devo risparmiare per un nuovo skate. E io risparmio per comprare un poster a grandezza naturale di Yun Kwan. È più bello di un principe. Prova a non innamorarti di me, ragazza. Beh, mi farebbe molto piacere se lo faceste. Però ricordate, tenetelo sempre al guinzaglio. La calappia cani sta dando un sacco di multe ultimamente. Ricevuto, faremo attenzione. Vi dispiacerebbe girarmi? Così forse posso tornare a casa. Ok, facendo due conti, se lo portiamo a Spasso ogni giorno, 5 giorni a settimana per 4 settimane, potremo comprare ciò che vogliamo in circa 2 mesi e mezzo. Wow, ci vorrà così tanto tempo. Ehi, ho un'idea. Che ne dici se cerchiamo altri cani nel palazzo? E spezziamo la schiena ai padroni? Pensavo solo di chiedere se hanno bisogno che portiamo a Spasso i loro cani. Certo, è l'idea giusta, andiamo. Il nostro palazzo è di là. Lo sapevo! Grazie ancora, ragazze! Però ricordate che Ninja potrebbe addormentarsi ovunque, in qualsiasi momento. Capito! Cuidado, tenete sempre d'occhio Buttercup, ragazze. Altrimenti cercherà di mangiare tutto ciò che vede. Mamma, guarda che cagnolino carino! Capito! Ok, ora che abbiamo 3 cani, avremo i soldi per comprare le nostre cose in... 3 cani, 5 giorni, riporto di 3 1... 3 settimane e mezzo! Grandioso! Quanto ci vorrebbe se prendessimo altri 2 cani? Mi piacciono le tue idee! Sicure di riuscire a gestire così tanti cani, chica? Oh, sì, mia madre lavora allo zoo, sono una vera esperta di animali! Ricordate, Fluffy mangia solo cibo biologico per cani. Solo quello, nada más. Invece Pickles adora le pozzanghere, quindi state attente. Non voglio che si infanghi. Capito. Hai un'altra cosa? Ok, grazie Margherita, ciao! Hola ragazze, vedo che avete messo in piedi un gran bel business. Buon per voi! Penso che potremmo aiutarci a vicenda. Venite pure nel mio ufficio. Il tuo ufficio ha bisogno di una sistemata. Che vuoi, Carla? Abbiamo da fare. Sarò veloce, posso pagarvi $4 al giorno per portare a Spasso Lalo. Ma il nonno ti paga $5 per portarlo a Spasso. Perché a noi vuoi darne solo 4? È la mia tassa come agente. Non sapete niente di capitalismo. Scordatelo, Carlo. Ronnie Anne, potresti venire nel mio ufficio? $4 sono comunque soldi. Lei ne capisce. Va bene. Dammi i soldi, Carl. Per caso avete da cambiare 50? Ciao, Vito! Ronnie Anne, deduco che vi siete messe a fare le dog sitter. Sì, se vuole ne prendiamo altri 2. Non lo so, mi sembrano troppi. Oh, sua madre lavora allo zoo. In pratica Sid è una vera esperta di animali. Bene, mi avete convinto. Allora questi sono Big Tony e Little Sal. A me sembrano grandi uguali. Non lo sono. Vi dico 2 cose su di loro. Big Tony è uno che insegue gli scoiattoli. Quest'altro genio invece si crede un gatto, avete capito? Scoiattoli? Gatto? Capito!